Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un video tag che gira tantissimo qui su YouTube, quindi è molto famoso questo video tag, ed è che cosa c'è nella mia borsa. Io ne avevo fatto uno simile quest'estate, l'estate scorsa in realtà, che è cosa c'è nella mia borsa da mare. Quindi se non lo avete visto, magari ve lo lascio nelle schede. Comunque diciamo che è molto simile, però quello riguardava la borsa da mare, invece questa è proprio la mia borsa da tutti i giorni. Intanto colgo l'occasione di questo video tag per farvi vedere la mia borsa nuova che mi ha regalato un mio amico per il mio compleanno. È veramente bellissima, è riuscito a indovinare i miei gusti e sulle borse vi assicuro che non è facile. Però lui ci è riuscito. Questa borsa meravigliosa che è rossa e nera, quindi è veramente bella. Poi ha questa chiusura fantastica fatta così, che è veramente bellissima. E poi all'interno ha la tasca centrale, che è quello che a me piace, perché a me piacciono le borse che hanno questa tasca qui al centro, perché fa un po' da divisorio, quindi le cose non mi si vanno a mischiare tutte, che poi non ci capisco più niente e riesco a tenerle un pochino in ordine. E quindi questa borsa è stata assolutamente apprezzata. Ma cominciamo subito con il tag, vi faccio vedere tutto quello che tengo nella borsa. La prima cosa che io metto nella borsa per non dimenticarle sono le chiavi di casa. Io tengo sempre le chiavi di casa nella borsa a portata di mano e tutte le volte che cambio borsa è la prima cosa che vado a mettere perché ho il terrore di uscire e di accorgermi che le chiavi sono rimaste in casa. Quindi le chiavi, poi ho le chiavi di casa dei miei genitori e ho una penna che tengo appunto nel taschino della borsa. Poi tengo il telefono cellulare che ha una cover che mi piace tantissimo, che è questa con l'elefante, con tutti i fiori. Io adoro gli elefanti, quindi ovviamente la cover di questo telefono è la mia preferita. Poi tengo la patente, tutta una serie di documenti, tessere del supermercato, quelle per gli sconti, avete presente? Le tengo tutte qua dentro in questo porta documenti in cui riesco veramente a far stare tutte le mie tesserine. Poi tengo una piccola agendina, questa, che utilizzo poco in realtà perché la utilizzo solo ed esclusivamente se ho qualche appuntamento particolare, qualche impegno particolare, perché altrimenti adesso che mi occupo completamente di un'altra cosa a livello lavorativo non ho tanto bisogno dell'agenda, quindi la uso poco, però mi fa comunque piacere averla nella borsa perché non si sa mai. Poi tengo una piccola bustina, questa, in cui all'interno c'è un sacchettino trasparente che ha all'interno delle medicine, diciamo, di pronto soccorso, una per il mal di testa, per il mal di pancia, insomma tutte quelle cose che magari se capitano in giro sono spiacevoli e quindi avere qualche cosa da prendere subito può essere utile, diciamo così, ma io spero che non mi serva mai questo sacchettino, però comunque me lo porto dietro. Poi questa bustina all'interno anche un pochino di cose di make-up. Ho un pennello, questo pennellino qua che si apre in questo modo, che è molto utile da viaggio, che uso solo se mi devo ritoccare un pochino l'ombretto. Poi c'è una matita per gli occhi e poi una limetta per le unghie. Una limetta per le unghie, questa appuntita. Infatti, quando sono andata in Spagna con l'aereo, io avevo dimenticato questa limetta dentro alla bustina e me l'hanno buttata via perché ha la punta e quindi mi hanno detto che non si poteva portare. Io poi me la sono ricomprata uguale e vediamo se riesco a farmela buttare via anche al prossimo viaggio. Però, insomma, mi piaceva la limetta fatta così perché la trovavo comoda, quindi, insomma, tengo la limetta. Poi ho uno spazzolino da denti con il dentifricio, questo. Io questa è una cosa che porto sempre nella borsa, non può mancare assolutamente. Spazzolino e dentifricio, perché io sono una di quelle persone che appena mangia qualcosa vuole lavarsi i denti, perché a me dà veramente fastidio avere i denti sporchi. Quindi io devo lavarmi i denti se mangio qualcosa e a questo proposito ho lo spazzolino nella borsa. Poi tengo un diffusore di profumo, qua c'è il J'adore, che è il profumo che io utilizzo, ed è una cosa che ho comprato su eBay. C'era questo profumo da borsetta con all'interno il J'adore e ho pensato appunto di comprarmelo, però purtroppo sta finendo, quindi insomma è una di quelle cose che tra un po' dovrò togliere dalla borsa. Poi tengo un pacchetto di fazzoletti.
e un gel per lavarsi le mani senza l'acqua e sapone. Questo io lo utilizzo tantissimo se per caso devo prendere dei mezzi pubblici, cosa che di solito tendo a non fare perché io vado sempre a piedi, quindi io piuttosto che salire sull'autobus mi faccio magari 2 o 3 km a piedi, lo faccio anche volentieri, però se per caso devo prendere per forza l'autobus, di solito utilizzo questo. E lo utilizzo anche qualora mi ritrovassi in quelle situazioni in cui devo mangiare qualcosa ma non ho la possibilità di lavarmi le mani. E allora, insomma, mi sembra comunque igienico e lo utilizzo. Poi tengo 2 sacchetti per fare la spesa. Vabbè, uno è questo, quello classico a retina, che è veramente comodissimo perché ci sta dentro un sacco di roba. E poi tengo questo a coccinella che insomma si richiude, ma poi quando si apre è enorme, quindi quello è comodissimo quando faccio la spesa. Poi tengo il portafoglio, questo è coccinelle, me l'aveva regalato il mio compagno all'Epifania di qualche anno fa, però me l'ero scelto io in realtà. Ed è molto carino, mi piace come è fatto all'interno, perché insomma ha tutte le cose strutturate come piace a me, quindi insomma il portafoglio, quello che io preferisco, e questo lo porto sempre nella borsa. Poi tengo un paio, no, non è un paio, è una chiave, scusate, pensavo fossero due, non so perché. Vabbè, tengo una chiave che serve per aprire un cancello che c'è dove abito io. Dove abito io abbiamo un cancello che permette l'accesso a una scalinata privata, perché è riservata solo ai condomini, diciamo. E questa chiave permette di aprire questo cancello e facendo questa scalinata si arriva praticamente più velocemente nel centro della città, diciamo così, è una scorciatoia riservata a noi. E questa è la chiave. E il portachiavi, scusate, ve lo faccio vedere perché è un portachiavi con scritto Hawaii, non so se riuscite a vederlo, forse no perché non c'è una buona luce. Però questo è un portachiavi che viene proprio dalle isole Hawaii, davvero, quindi non è una cosa comprata dai cinesi, perché io forse non ve l'ho mai detto, non lo so, ma ho dei parenti alle Hawaii e quindi ogni tanto mi mandano un regalino, mi hanno mandato questo portachiavi. Anche quello delle chiavi di casa in realtà ha il portachiavi delle Hawaii, quindi ve lo faccio vedere. C'è il classico tramonto con le palme, con scritto Hawaii, così vi dico anche questa cosa che forse non avevo mai detto qua sul canale. Poi nella borsa tengo un rossetto rosso per ogni occasione, perché comunque secondo me il rossetto rosso va sempre bene. E io lo tengo rosso perché è quello comunque che utilizzo se magari mi devo mettere il rossetto. Dopo mangiato, magari il rossetto è andato via, sono al ristorante, poi dobbiamo andare anche da un'altra parte, io voglio avere il rossetto e tengo questo perché insomma è un colore che più o meno va sempre bene ed è un rossetto questo che io tengo solo nella borsa, quindi questo rimane nella borsa, è proprio un rossetto destinato, diciamo, ai viaggi e alle uscite fuori casa. Poi tengo una penna, un'altra penna, 2 penne. Poi tengo questo che avevo trovato con gli assorbenti Nuvenia, mi sembra. Adesso non ricordo perché sono tanti anni che ce l'ho. È comunque un contenitore nel quale noi ragazze possiamo, noi donne, perché io ormai ragazza, vabbè, comunque noi donne possiamo utilizzare per mettere appunto questi accessori femminili, diciamo così, ma si può utilizzare anche per altre cose in realtà, perché io ne ho uno più piccolino in cui all'interno tengo gli spilli, quindi insomma poi ognuno lo utilizza come vuole. Comunque questo mi piace perché ha tutti i fiori, la donna così, insomma è carino. Poi ultime 2 cose. Gli auricolari per il cellulare che tengo in questo sacchettino perché hanno il brutto vizio di imbrogliarsi, annodarsi, quindi sembra sempre un casino alla fine, quindi io li tengo qua così non si imbrogliano. Devo dire che io lo utilizzo poco il cellulare, lo utilizzo veramente poco, quindi è molto probabile che io esca di casa e non utilizzi il cellulare neanche una volta, perché comunque io non ho tanto la cosa del cellulare. E quindi non è che poi li utilizzo tantissimo, però me li porto comunque dietro. E l'ultima cosa è uno specchietto da borsa che è fatto così, ha questo fiore rosso davanti. E poi sono quegli specchietti che si aprono e hanno il doppio specchio, perché c'è una parte che diciamo ingrandisce e l'altra parte che invece è normale, insomma lo specchio normale, questo è quello che invece va ad ingrandire. Quindi questo lo tengo nella borsa.
Perché non si sa mai, magari mi andasse una cosa nell'occhio piuttosto che qualcosa di strano che sento sul viso, voglio vedere cosa sta succedendo, magari lo utilizzo, se no poi non è che sto lì a specchiarmi continuamente. Una volta lo facevo, quando ero ragazzina, devo dire che lo specchio nella borsa lo utilizzavo molto di più. Adesso che cominciano a passare gli anni, diciamo che lo specchio lo utilizzo solo se serve, altrimenti no. Queste sono le cose che io tengo nella mia borsa. Come al solito, taggo tutti coloro che hanno voglia di fare questo tag, sia uomini che donne, perché secondo me anche gli uomini è vero che non hanno la borsa, però magari hanno l'abitudine di portarsi un marsupio, uno zaino, un borsello e quindi secondo me anche loro possono fare questo tag e mostrare che cosa tengono nel loro zaino, nel loro borsello. Anzi, secondo me è una cosa un po' originale, un po' diversa, insomma, può essere una cosa carina, secondo me. Quindi taggo anche i ragazzi. Però in particolare vorrei taggare tre ragazze invece che sicuramente porteranno la borsa, immagino. Quindi taggo Lady Dark Makeup, la stanza di Scarlett e Crystyle. Se ovviamente non avete ancora fatto questo tag, perché so che è veramente famoso e gira su YouTube da un sacco di tempo, quindi magari lo avete già fatto. Però se per caso non lo avete fatto, insomma, e volete farlo, lo andrò sicuramente a vedere. Io mi fermo con questo video, vi mando un bacio enorme, vi do appuntamento alla prossima, mi raccomando iscrivetevi al mio canale, mettete un like e vi aspetto nel prossimo video.